Alla Ricchi c'è il Teramo, ultima gara del girone d'andata, ultima gara dell'anno. La Salernitana vuole chiudere in bellezza davanti a 5.293 spettatori. Perrone torna alla difesa a 4 con Luciani a destra, Piva a sinistra, coppia centrale composta da Rinaldi e Molinari, ma soprattutto si rivede in avanti David Munar, il francese, che rientra in campo dopo 3 mesi di stop. Il Teramo si presenta con i 2 neoacquisti, Ambrosini e Dolcese, che partono dalla panchina. In curva striscione per esorcizzare le profezie dei Maia e la Salernitana alla fine del mondo degli Ultras Movement Salerno. 7° minuto, Munar, il destro! La palla termina di pochissimo, al lato, immobile il portiere Santi. Ancora Salernitana che pigia il piede sull'acceleratore, 9° minuto, Ginestra sulla corsia di sinistra, il pallone per Guazzo che si gira bene, ma non inquadra lo specchio della porta, trattenuto anche da Caidi. 14° minuto di gioco, Munar lavora un buon pallone sulla tre quarti, poi vede Ginestra che controlla bene il suo destro e la palla termina in gol, Salernitana 1, Teramo 0, sblocca così la partita la squadra di mister Perrone, l'esultanza di Bomber Ginestra che infila il pallone lì dove Santi non poteva mai arrivare. 1-0 per la Salernitana, fanno festa i tifosi Granata. Risultato che si sblocca dopo 14 minuti di gioco, ancora l'esultanza di Ginestra, ma grande lavoro di Munar che ha pescato nelle maglie abruzzesi. Il Teramo subisce il colpo e fa fatica a riorganizzarsi, dalla panchina arrivano indicazioni precise, ma la compagine abruzzese che fa molto movimento al limite dell'area sembra avere idee confuse e poco produttive, e quando riesce a superare la retroguardia granata ci pensa Iannarilli a chiudere ogni velleità offensiva di Bucchi e soci. La Salernitana cerca spazi soprattutto in contropiede, qui la palla arriva a Ginestra che guadagna metri, messo giù al limite dell'area, punizione per la Salernitana, 22°, sul pallone va proprio il Cobra Ginestra, autore del gol del vantaggio, parte Ginestra, la palla sul palo, poi arriva Guazzo e non sbaglia Guazzo, 2-0 per la Salernitana al 22°. Ancora un gol pesante per l'ex giocatore del Taranto che si è trovato al momento giusto, al posto giusto ed ha insaccato di testa senza particolari problemi. Il Teramo è frastornato da questo avvio veemente della Salernitana che dopo 22 minuti è già avanti 2-0 sulla formazione di Cappellacci, punita per l'atteggiamento troppo spregiudicato alla Rechi. 41°, Piva e c'è fallo di mano di De Fabrizis e dunque calcio di rigore concesso dall'arbitro senza alcun dubbio. Dal dischetto si presenta Ciro Ginestra che non lascia scampo al portiere Santi, 3-0 al termine del primo tempo. Salernitana che realizza 3 gol in appena 45 minuti di gioco, doppietta per Ciro Ginestra che sale a quota 11 reti realizzate con la maglia della Salernitana e si avvicina a grandi falcate al record di 20 reti che gli consentirà di vincere la scommessa stabilita all'inizio campionato con Patron Lotito. Affondato il Teramo, ma mister Cappellacci non si dà per vinto ed aumenta il potenziale offensivo dei suoi mandando in campo ad inizio ripresa Ambrosini, il neoacquisto al posto dell'inconsistente Paterno. Al primo minuto subito occasionissima per il neo entrato Ambrosini, Iannarilli gli chiude la porta, poi la battuta di Valentini da fuori aria e fuori misura, pericolo scampato per la Salernitana che prova a reagire al 10° minuto con questa giocata di David Munar, la sua conclusione alta sulla traversa, applausi per Munar che cercava il gol nella circostanza anche per sbloccarsi dopo la lunga assenza, poi ancora Munar, il pallone arriva a Ginestra che calcia di prima intenzione, la battuta però è debole tra le braccia del portiere Santi. Insiste la Salernitana, molto più in palla della formazione abruzzese, Santi respinge corto, poi Guazzo ci prova in 2 circostanze ma non è fortunato questa volta. Al posto di Guazzo entra Gustavo che al 19° perde questa palla incredibilmente avviando la ripartenza in campo aperto del Teramo, occasionissima per la formazione abruzzese, Bucchi di sinistro e 3-1, ma clamoroso errore di Gustavo che ha perso la palla a centrocampo dando in là all'azione d'attacco del Teramo. Poi la reazione della Salernitana, Mancini lavora un buon pallone di sinistro, colpisce il corpo di un difensore abruzzese che si salva in qualche modo. Altro errore della Salernitana, questa volta è Perpetuini che sbaglia grosso, poi nessuno ne approfitta, Rinaldi rimedia in calcio d'angolo.
La Salernitana chiude in affanno, qualche sofferenza di troppo, ma risultato mai messo in discussione dalla formazione del Teramo. Finisce qui 3-1 l'ultima gara dell'anno, con la Salernitana che si congeda con una vittoria importantissima, più 5 sul Pontedera, sconfitto incredibilmente in casa. Salernitana avanti tutta, si laurea campione d'inverno, titolo meritato, così come sono meritati gli applausi per la compagine di mister Perrone, che fa festa a fine gara sotto la curva sud. Applausi per tutti, per un 2012 che si chiude nel migliore dei modi per la formazione di Lotito e Mezzaroma.